Oh, raga, sembra realistico, una figata. No, dove vai? Oddio. No, che figo. Questa è una riproduzione molto bella. Radagast non ce l'ha fatta. No, ero rimasto su. Quindi fu così che come hanno fatto loro. Prima, dove è finito Radagast? Ok. Dai, ma seriamente? Ragazzi, veramente sei un po' imbecille, vero? Comunque veramente inquietante il posto. Sorrisone. Oh, ho preso un colpo. Who's buried here? You would have been known only as a servant of Evil. Uno dei tanti. Uno dei nove. Sta convocando il crocello, sa due livelli, perché uno è quello di del castellone, no? E l'altro è quello di del drago. A meno che non ne faccio un due del drago. Un po' salta sto coso. Salta il fatto che abbiamo preso uno. Salta il fatto che stiamo sbloccando un casino di roba. Disturbance of the tombs of the Nine confirmed that the blade found by Radagast and presented to the White Council was indeed a Morgul blade. Gandalf and Radagast made haste to the abandoned fortress of Dol Guldur, where the foul blade was found, to uncover the mystery. Ah, quindi prima questo. Posso usare i personaggi extra? Non mi piace.
piace. È uguale a quello di prima. Ma sono tutti uguali. Così, ma perché? E l'altro com'è? Ok, andiamo. Dove vuoi due? Effettivamente siamo un po' lontani dalla mappa normale. The abandoned fortress of Dol Guldur was clearly home. A sinister and great mystery. Though it sat silent in the mist, wizards feared a powerful enemy lurked within. Dol Guldur, the Hill of Sorcery. It looks completely abandoned. A spell of concealment lies over this place. Means our enemy has not regained his full strength. Wait, Gandalf! One of us is trapped! It's undoubtedly a trap. E dove indietro allora? E ho scoperto un progetto. Ah, vabbè, qua. La zona. Tre, che palle. Ragazzi, mi fa inciampare. Ma perché non si attiva? Serve il tuo aiuto. Se mi dicono un altro uccello, cioè adesso uccelli oggi non so. Sì, ma che palle! Tanto guarda un attimo il mio cellulare perché io posso. Ok, scusatemi. Ho ricevuto anche un invito sulla play, quindi mi sa che per oggi è l'ultimo livello di Lego Hobbit, visto che sto registrando 3000 cose. Sicuramente ho voglia di variare, di fare un bel paio di video. Faccio robe che non ho
faccio da 30 anni. Quindi probabilmente rivedrete sul canale anche Destiny, perché mi è venuta voglia di riportarlo. E non sarò da solo, mi sa. Non prenderlo neanche morto. Ah, ragazzi, ne manca uno. Ok, c'entra qui, ma io non so. Ah, ho capito, bisogna trovare un altro. Oh, c'è un malato. E però non ne vedo altri. Ecco perché gli sopra era apparso quel simbolo, invece che tre c'erano due simboli, e significa uccelli salvati. Ma è che sono tipo dentro a ste cose? Qua dietro? Non devi usare i tuoi incantesimi, Gandalf. No, questi sono pezzi da montare per Bilbo. Io lo sento, ma non lo vedo. Ok, confermiamo che su questo piano non c'è. Eccolo, nascosto proprio apposta. Volevo provare a salire sopra per vedere cosa succedeva. L'ho fatta. Sì, raga. Oh, oh. Vabbè, abbiamo trovato come prendere un mini kit senza. Ragazzi, perché sei volato fino là? Non so se avete visto, ma tipo Radagalf si è teletrasportato. Radagalf vuol dire Radagast si è teletrasportato fino là. Ma è mio figlio. Voilà. Di questo. Ah, ok, non vedo bene. Oddio, dice Sauron. Cioè si vede benissimo. Qui c'è un oggetto. Forse qua, perché sentivo un rumore di pezzi da montare. Io raga, questo ce l'ho su Hogwarts di Harry Potter di Lego. Che si girano le scale in questo modo, so finissime sto tipo di scale. C'è uno scontro finale o c'è solo un video? Lo scopriremo insieme. Azog. Dai, ci ha richiuso la porta.